Buongiorno ragazzi, sono Giorgio Matti che insegno sistemi dinamici nel corso di laurea in matematica. Oggi vorrei parlarvi di una frase famosa. Eppur si muove a caso. Questi tre personaggi ci aiuteranno a capire il significato di questa frase. Iniziando da Sir Isaac Newton e dalla sua legge fondamentale della dinamica, che ci implica tra l'altro la legge di riflessione delle palline in un biliardo. Qui abbiamo due biliardi, il solito biliardo rettangolare, in quale vediamo due palline che sono state tirate con una piccola differenza nell'angolo iniziale. Stessa cosa la facciamo in questo secondo biliardo, in cui un lato è curvo. Comparate le diverse leggi di separazione tra la traiettoria della pallina rossa e la pallina blu. E vedrete che abbiamo, nel primo caso, una legge di separazione lineare, in cui la distanza tra le particelle cresce linearmente nel tempo, una legge esponenziale, quello che noi chiamiamo l'effetto farfalla, perché un piccolo errore cresce in modo esponenziale e porta a una non predicibilità della traiettoria. E questo ha fatto la fortuna che è di Hollywood. Ma noi stiamo parlando del sistema solare. Nel sistema solare l'attrazione tra massa è regolata dalla legge di Newton, che tra l'altro ci implica la legge di Keplero, il gentiluomo numero uno nella prima figura, sul quadrato del tempo di rivoluzione di un pianeta intorno al Sole. Bene, ma questi pianeti vivono anche immersi nel sistema solare con attrazione gravitazionale con gli altri pianeti. E vediamo cosa succede. Questo a sinistra è il nostro sistema solare, in cui la Terra verde ruota intorno al Sole e Giove ruota anche lui intorno al Sole. Se la massa di Giove fosse molto maggiore, Giove arriva a diventare una stella, il moto sarebbe molto diverso. Sole e Giove ruotano intorno al loro rispettivo centro di massa e la Terra insegue il Sole. Ma le stagioni non sono più date dall'inclinazione dell'asse terrestre, ma piuttosto dalla differente distanza tra Terra e Sole. E vedete come le traiettorie siano parimenti instabili e impredicibili, tanto quelle nel biliardo con un lato curvo che abbiamo osservato precedentemente. Questo invece è un record della prima apparizione, una delle prime apparizioni della cometa di Halley in una tavoletta bibliolese. Questa è la famosa tappezzeria di Bayeux 1066 e questo è Giove 1301. Bene, il prossimo approccio della cometa di Halley al Sole sarà il 27 luglio del 2061. E io vi auguro di essere presenti, io ci sarò. E questo che vedete invece è il grafico dei diversi tempi di ritorno della cometa di Halley. Quel tempo che era dato dalla legge di Keplero non esiste più. Il moto, i tempi di ritorno sono quello che uno potrebbe dire a buona ragione caotici. Perché questo? Perché quando la cometa torna vicino al Sole è importante quella posizione di Giove, questo è Jupiter in cirillico, in particolare l'angolo che formano la cometa e Giove. Perché facendo i calcoli si vede che l'energia della cometa viene variata in funzione della posizione di Giove. In certe zone della posizione di Giove l'energia aumenta, in certe altre diminuisce, e questo è come se noi giocassimo una roulette rosso o nero per capire se la cometa di Halley prenderà un colpo all'energia positivo o negativo. Bene, questo può non impressionarvi tanto, perché tanto voi dite ma chi si interessa al periodo della cometa di Halley, ma si cambia anche la traiettoria. E quello che può succedere è narrato in questo video di un mio collega americano, Robert Redford. Qui vediamo i vari astri che sono tutti soggetti alla legge di attrazione gravitazionale. Il pianeta rosso, ora vedremo Halley, ecco Halley, la cometa. Una roccia che si avvicina alla Terra con i suoi campi magnetici che si schiacciano, galassie che si attirano tra di loro, il sistema solare con i suoi moti apparentemente regolari, la fascia di asteroidi, la Luna, ed ecco che la cometa di Halley si avvicina, incide su Marte ed è un disastro. Bene, questo per dirvi che il caos è ovunque. Se voi non lo cercate, lui cercherà voi. E quindi vi invito a seguire i miei corsi presso l'Università dell'Insubria. Vi ringrazio.